L'esperienza delle comunità familiari, ovviamente, essendo vita, pone continuamente degli interrogativi, dei problemi, delle scelte da compiere. Vorrei prendere in esame alcune. Una domanda che mi viene fatta spesso è: come fare per invitare? È un punto nodale della comunità familiare di evangelizzazione, perché non si tratta di invitare, si tratta di stabilire un rapporto con delle persone. Chi di voi ha fatto la scuola di evangelizzazione sa che per invitare vuol dire intravedere una persona che vogliamo raggiungere con l'annuncio della bellezza del Vangelo, che vogliamo evangelizzare. Quindi intravedere una persona. Qualcuno conosce la lista del cuore, sono due o tre persone per le quali vogliamo impegnarci nell'evangelizzazione. Secondo passaggio, pregare per questa persona. Cioè non ha senso invitare se non si è pregato, perché chi invita, chi agisce, chi costruisce è il Signore. Quindi intravedere le persone da evangelizzare, metterci un tempo di preghiera tutti i giorni. Terzo, costruire un rapporto profondo di amicizia, di vicinanza con queste persone. Cioè le persone devono aver sperimentato prima di essere invitate che c'è un clima di amicizia, di amore, di vicinanza. Non posso aspettare che vengano in comunità per sentire l'amore. Devono aver sperimentato per settimane, per mesi, la mia personale vicinanza, l'amicizia, la condivisione, piccole cose, senza strafare. Quando ho fatto tutte queste cose, vedo il momento opportuno per invitare una persona, perché magari è in ricerca, perché si pone qualche domanda o perché mi viene richiesta l'esperienza, allora posso raccontare, guarda, a me fa tanto bene l'incontro settimanale. Cioè rischiamo di trattare le comunità familiari, quindi l'invito alle comunità familiari, come l'invito a vedere il cinema. Andiamo a vedere un film insieme, andiamo a fare una passeggiata insieme. È la costruzione del regno di Dio, è la costruzione di una fraternità, la costruzione di un'amicizia. E quindi va gestita proprio attraverso questi passaggi molto semplici, che è individuare la persona, pregare costantemente per questa persona. Terzo, stabilire dei rapporti profondi. Quarto, invitare alla comunità. Non è mai il primo passaggio l'invito, ma è sempre il quarto. Un'altra domanda che mi viene posta spesso è questa: come comportarsi in comunità quando arriva una persona nuova? Questa è la conseguenza del come si è gestita l'invito in comunità. L'invito è stata una cosa importante, preparata dalla preghiera, dai rapporti umani intensificati e poi dall'invito in comunità. A quel punto l'invito in comunità va gestito con una accoglienza straordinaria, quindi la prima cosa è che la comunità familiare, a partire dalla coppia responsabile, sia avvisata, venga messa al corrente, io sto pregando per la tal persona e forse viene. Quando decide di venire, guarda che il tal giorno viene per la prima volta quella persona. Va fatto festa, ma non perché bisogna fare cose straordinarie, no, ma tutti devono chinarsi sull'ultima persona arrivata, gli ultimi saranno i primi. Come quando in famiglia nasce un bambino, tutti si chinano su questo piccolo, così chi arriva deve sentire l'amore di tutte le persone che fanno parte della comunità, ma questo può essere fatto bene nella misura in cui si è avvisato prima, nella misura in cui tutte le persone della comunità, sapendolo, si preparano nella preghiera. Perché chi viene accolto è stato invitato dal Signore Gesù a venire. Deve realizzare un incontro con Gesù. Lui vedrà la bellezza della comunità, dell'accoglienza, ma noi sappiamo che la soddisfazione che avrà nel cuore è perché ha incontrato Gesù, anche se ancora non lo ha visto, non lo ha chiamato per nome. Quindi anche l'accoglienza è molto importante. Nella misura in cui diamo importanza all'invito, come vi ho spiegato, così diventa importante questo momento dell'accoglienza. Un'altra domanda precisa che viene risposta, che viene un'altra domanda che mi viene rivolta spesso è perché una scansione di tempi così precisa? Certo,
Il motivo per cui c'è questa scansione dei tempi non è una questione di cronometro, è una questione di contenuti, perché nella comunità familiare di evangelizzazione si vuole fare tutta l'esperienza di chiesa concentrata, perché può esserci una persona nuova che viene, perché ciascuno di noi ha bisogno di respirare tutta la dimensione di chiesa. E qual è la dimensione di chiesa? È la condivisione, la preghiera e l'ascolto della parola. Allora, partiamo dalla preghiera. È importante la preghiera di lode, ma anche la preghiera di intercessione, non solo di lode. E già nella preghiera di lode e di intercessione si condivide qualcosa dell'anima. Ancora, l'ascolto della parola. L'ascolto della parola in tempi precisi consente di mettersi in contatto con la parola di Gesù. E nello stesso tempo di condividere la parola di Gesù, cosa Gesù ha detto a me. Ma la condivisione avviene anche quando le persone si scambiano la loro testimonianza di fede. Cosa ha fatto Gesù per me in questa settimana? Cosa ho fatto io per Gesù? Quindi sono tre componenti. Preghiera, ascolto della parola, condivisione, che vengono distribuiti nei vari momenti. Chi sono io per dire tu Gesù questa sera agisci soltanto con l'ascolto della parola perché è un bel Vangelo? Caro Gesù, no, noi abbiamo scelto che la condivisione è la cosa più bella. Chi di noi sa quando è che Gesù parla? Di che cosa si serve Gesù questa sera per parlare a tutti i presenti? Chi è che deve decidere? Ecco perché c'è questo dosaggio equivalente più o meno di questi momenti molto forti, proprio perché Gesù può parlare anche attraverso il sentire la preghiera di lode di altre persone, attraverso la preghiera di intercessione. Gesù può parlare al cuore delle persone attraverso la condivisione della fede o la condivisione della parola. Gesù può parlare direttamente attraverso la parola. Quindi nessuno può, nemmeno io mi sento la responsabilità di dire togliamo un momento, sviluppiamo solo questo altro momento perché ci piace di più. Anche perché la comunità familiare non è fine a se stessa, non è che si esaurisce la Chiesa dentro la comunità, si danno piccoli assaggi. Siccome, facciamo l'esempio con un pranzo, siccome il primo è buono, mangiamo una, due, tre, quattro porzioni di primo, basta il primo. Se inviti le persone a cena, gli fai assaggiare l'antipasto, gli fai assaggiare il primo, gli fai assaggiare il secondo, gli dai i dolci, gli dai anche il caffè. Qualcuno potrebbe dire, ma a me piace il caffè, beviamo solo il caffè questa sera, facciamo a meno di pranzo. Cioè, tutto l'insieme dice la Chiesa, ma questo non si esaurisce nella comunità familiare. Noi non possiamo in un incontro di comunità familiare una sera alla settimana pensare di esaurire l'argomento. Noi vogliamo che si continui. Si continua nel pensarlo, anche nel comunicarselo, nel telefonarsi reciprocamente, nell'andare avanti. Non voglio fare tutto, siccome è bello facciamo questo. No. Perché è importante lasciare a Gesù la libertà di intervenire nei vari modi, nelle varie sensibilità. A me sembra sì che quel momento lì sia quello che edifica di più, ma è chi te lo dice? Come fai a conoscere il segreto del cuore delle persone? Come fai a conoscere il modo con cui Gesù vuole conoscere le persone? Ecco perché io non mi assumerei mai questa responsabilità di dire si fa questo o si fa quello, perché si cambia la natura della comunità familiare di evangelizzazione che ha tutte queste tre componenti. Quindi anche la precisione nella scansione, non dico precisione cronometrica, ma quasi, perché è importante che ci sia questo rispetto. E poi c'è un altro elemento molto importante. Se io, coppia responsabile, o noi comunità, cominciamo a cambiare, a modificare i tempi, vuol dire che io autorizzo da quel giorno in poi che chiunque fa comunità può cambiare la comunità come vuole. È la fine della comunità. Perché la comunità, per essere trasmessa ad altri, deve avere uno schema preciso, rispettabile, rassicurante, forte. Allora qualsiasi coppia sa che cosa deve fare dall'inizio alla fine. Se no, diversamente non riusciamo a comunicare nella sua integrità. Ecco perché vi chiedo con forza, rispettate tutte le componenti della comunità, i suoi tempi e i suoi scopi. Qui si dice, ma se io non mi trovo bene in una comunità, posso cambiare? E questo è un discorso molto delicato, perché vuol dire non capire la comunità e non farla capire.
Cioè la comunità si regge sul far sentire la presenza di Gesù. Gesù è lodato con la preghiera di lode. Gesù è condiviso quando ci si condivide la fede, cosa ha fatto Gesù per me, cosa io ho fatto per lui. Gesù che si ascolta nella parola, Gesù che si condivide nella parola, Gesù che si prega nella preghiera di intercessione. È Gesù al centro della comunità. Capite che chiedere di cambiare vuol dire questo Gesù che c'è qui non mi interessa, vado a cercarne un altro. Piuttosto è da verificare perché qualcuno può desiderare di cambiare. Forse qui non c'è amore abbastanza, forse qui non mettiamo al centro Gesù, ma mettiamo al centro questo, quest'altro che è bravo, quest'altra, questa coppia, questa persona che parla di più, che sa, che risponde no. Vuol dire tradire la comunità familiare. La comunità familiare è esperienza di Gesù presente e va fatto tutto perché sia Gesù l'artefice di quella comunità, non altri. Ecco allora perché non si deve cambiare nulla nella comunità, ecco perché non si deve restringere un momento per fare più grande quell'altro, ecco perché non si deve inventare di aggiungere nulla, proprio perché in sé, nella sua esperienza, la comunità familiare ha dato prova di far sperimentare alle persone Gesù. Possono sperimentarlo. Un'altra domanda che viene rivolta è quella del come condurre la comunità, perché ci può essere qualcuno che finisce per parlare troppo. Qui va fatto funzionare molto il ruolo della coppia responsabile, la coppia responsabile che deve guidare e intervenire prima della comunità o prima dei singoli momenti. Oppure dopo, fuori della comunità, intervenire prima. È vero, talora nelle comunità c'è qualcuno che racconta tutto e di più. Il che vuol dire, quando io parlo di più, è come dire, tu di fronte a me fai silenzio perché non ti do la possibilità di parlare, perché io occupo anche il tuo tempo, io mangio anche il tuo tempo. È come portare a tavola le cose e dire, guarda, a me piace la pasta, la mangio tutta io. Oggi c'è il tempo per condividere la parola o per condividere la fede, ci penso io, lo mangio io tutto il tempo. No, piccole cose, anche perché dietro l'eccessivo parlare c'è l'automanifestazione, l'autoesposizione, l'autocentramento, no? Sono io che ho fatto, io che vedo, io che capisco. Vuol dire cancellare Gesù. È come dire a Gesù che è presente in comunità, caro Gesù, tu non servi niente, non vedi, guarda la mia parola, la mia bravura dice che cos'è la fede cattolica, dice che cos'è il cristianesimo. Tu Gesù non serve che tu ti incontri nel cuore delle persone, ci penso io a convertire queste persone. È tristissimo quando abbiamo bisogno di autoesporci, di dire io faccio. Ecco perché è opportuno che la coppia responsabile prima dell'inizio o della comunità, o prima dell'inizio di qualche momento, penso alla condivisione della parola, o penso anche a che cosa Gesù ha fatto per me, cosa io ho fatto per Gesù. Attenzione, pochi minuti, un minuto, due, perché è importante che tutti quelli che vogliono parlare, non si deve mai costringere nessuno, mai chiedere adesso tocca a te, mai, sempre piena libertà, ma chiunque vuole parlare abbia la possibilità. Può darsi che Gesù voglia parlarmi attraverso quella persona, che io costringo al silenzio perché parlo troppo. Io parlo, ma Gesù voleva parlarmi, ma io ho parlato troppo. E la parola di Gesù non mi è arrivata attraverso quella persona che doveva prendere la parola. Quindi è proprio un'attenzione massima a Gesù. Quindi evitare questi prolungamenti. Anche nel comunicare la fede, cosa Gesù ha fatto per me, cosa io ho fatto per Gesù, non si devono dire i miracoli. I miracoli non creano conversioni più di tanto. Si devono dire le cose semplici. Cosa per amore io ho fatto per Gesù? Come ho scoperto un piccolo atteggiamento di amore in Gesù? Queste sono le cose da dire. Piccole cose, semplici. Oppure nella parola, quello che mi ha toccato il cuore, non quello che io ho capito, il ragionamento che penso da fare. E poi addirittura evitare, perché la cosa più sbagliata che ci possa essere, di prendere la parola per rispondere. Quando uno dà una testimonianza sulla parola, no, ma tu non hai fatto così, ma tu non dovevi far bene. Queste persone qui che pensano di agire in comunità così, è meglio che non vengano in comunità, perché non parlano nel nome del Signore, ma parlano in nome di se stessi. Gesù va lasciato parlare in mezzo a noi.
Quindi nessuno è chiamato in comunità a fare da maestro, nessuno, nemmeno la coppia responsabile. Nessuno è chiamato a fare da padre, da confessore, da esperto, nessuno, perché solo Gesù. E Gesù agisce attraverso la comunione delle singole persone, il parlare e l'intervenire di tutti. Un'ulteriore domanda che spesso viene posta è quella se si può, in occasioni particolari di compleanno, una nascita, un matrimonio, festeggiare l'avvenimento, oppure anche mangiare o bere qualche cosa per rinsaldare i rapporti di amicizia all'interno della comunità. Qui, fin dall'inizio, abbiamo fatto una scelta molto precisa e c'è un motivo. Abbiamo fatto la scelta che mai in comunità si mangi o si beva. Mai. Nemmeno il cioccolatino, nemmeno il liquorino, nemmeno solo l'acqua. Quando ci sono circostanze particolari, compleanni, nascite, feste, volontà, si programma la sera dopo, si programma un sabato sera, una domenica pomeriggio, una domenica, un sabato pomeriggio, si programma un'altra circostanza dove si fa festa. Perché? E spero che possiate capire il motivo. Perché ciò che manca nella nostra vita di tutti i giorni è la condivisione dell'anima, è la condivisione di ciò che Gesù fa. Mentre noi sappiamo mangiare con tutti, bere con tutti, andare a spasso con tutti, ma non sappiamo andare a spasso insieme con Gesù. La comunità familiare vuole mettere in alto che c'è la cena della parola, la cena della condivisione, la cena della preghiera, quella è la comunità familiare, dove si mette al centro il pregare, l'ascoltare la parola, il condividere, quello è condividere. Perché è molto più facile condividere altre cose. C'è poi fatti invece di motivi secondari, se volete, ma non meno importanti. Quando comincio a bere e mangiare qualche cosa è facile dimenticare. È facile dimenticare quello che è avvenuto. Anche le cose più delicate che Gesù può aver fatto capire a una persona finiscono nella festa. Si dimenticano. Seconda cosa, la comunità familiare è comunità di evangelizzazione, quindi aperta verso tutti. Nel momento in cui io comincio a fare delle feste, io comincio a insinuare dei dubbi sulla possibilità che un'altra coppia possa fare questa, perché io devo portare qualche cosa. Se vado in comunità io non porto mai niente. Se faccio il mio compleanno e l'hanno fatto per gli altri è il mio compleanno. Cioè non ci si rende conto che c'è un'attenzione a tutti che si sviluppa solo nel rispetto a mettere al centro Gesù e quindi la ricchezza di ogni persona, senza che venga in risalto tutte le altre circostanze della vita. Poi si può finire in una casa dove non ci sono possibilità, dove non c'è la possibilità magari di avere anche 12 bicchieri uguali. Allora noi non potremmo mai mangiare un dolce, non abbiamo 12 piatti uguali, 10 piatti uguali, non abbiamo i bicchieri, non siamo adatti, non nascono queste cose qui. Invece la comunità familiare è per tutti, sempre, in qualsiasi circostanza. Quindi non è voler cancellare la bellezza del far festa. Distinguiamo la festa dal momento in cui mettiamo al centro Gesù. Quindi diamoci l'appuntamento, sabato sera festeggiamo il compleanno, sabato sera festeggiamo una nascita. Fate attenzione però, se festeggiate un compleanno dovete festeggiarli tutti, se festeggiate una nascita dovete festeggiarle tutte, se festeggiate un anniversario dovete festeggiarli tutti. Ecco perché c'è una limpidità di comportamento che veramente va rispettata, sapendo che, fate attenzione, l'unità, come dire, proprio mettendo in gioco la nostra anima, la nostra testimonianza, la nostra condivisione di fede, si crea una comunione così profonda che supera la comunione di tutte le feste. Invece vi invito a fare un'altra cosa. Le feste fatele, ma per invitare amici che non vengono in comunità, per invitare il marito di lei o la moglie di lui che non vengono in comunità, perché in quella festa, senza fare preghiere, condivisione, parola, eccetera, voi fate assaggiare qualcosa di ciò che va realizzando la comunità. Allora diventa più facile anche invitare lui, perché gli avete fatto sentire il calore, l'amore che si genera in comunità. Quindi decisamente
Al di là di qualsiasi dubbio, non aggiungete mai nulla di nuovo alla comunità, soprattutto per quanto riguarda il mangiare, bere, dolce, eccetera, ma localizzatelo in un altro momento.